Buongiorno da Mattino 6 per questo sabato 18 febbraio. Oggi si ricorda Beato Giovanni da Fiesole. Andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani. Iniziamo dalle pagine del centro nell'edizione dedicata a Pescara. In apertura, veleni di bussi, disastro colposo, ribaltato il giudizio di primo grado, 10 condanne e 4 milioni di danni. E poi a centropagina, a Rigopiano, un mese dopo, voglia di giustizia. Di taglio basso, Palazzo Centi, altri 4 indagati e avviso per Di Vincenzo, ex MIBACT. Forza Italia e NCD dicono accertare velocemente i fatti. Nelle cronache, Pescara è allarme smog, aria malsana un giorno su 3. Ancora su Pescara, occulta al fisco 35 milioni, denunciato. Penne cade dalla scala mentre sistema il tetto, è grave. Edizione dedicata a Chieti, i fratelli morti in 4 rischiano il processo. A testa dopo il caso Pipì La Seve, l'assume 130 lavoratori. E poi a Vasto, 3 condanne per la faida di Via del Giglio. L'edizione dedicata a Teramo, inchieste e dimissioni, Ateneo sotto assedio, se ne va il DG Orfeo. Dramma Campli, frana minaccia di ingoiare un quartiere. A Martin Sicuro, imprenditore, fa arrestare 2 strozzini. E poi l'edizione dedicata all'Aquila, alla Corte dei Conti, la corruzione è un male endemico. Ancora sull'Aquila la deroga, scuole, il Ministero non decide. Ad Avezzano la privacy salva chi sporca e inquina. I titoli del Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo, veleni di bussi, 10 colpevoli. La Corte d'Assise d'Appello cancella l'assoluzione. Disastro colposo, pene coperte da indulto, le condanne fanno però scattare maxi risarcimenti, concesse provvisionali per 3,7 milioni. E poi le reazioni, la Procura Generale dice avevamo ragione. Appalti il lavoro come tangente, altri 4 avvisi, indagato l'ex segretario MIBACT Di Vincenzo, filone Masterplan Marcantonio, uomo chiave. A centropagina la Serie A, Zeman Pescara, crediamoci ancora, il tecnico Buemo si presenta e queste le foto del primo allenamento di ieri. Rigopiano, Giorgia, voglia di normalità. Di spalla lupo attraversa la statale 16 vicino al mare e viene travolto e ucciso. Potrebbe essere sceso dalle montagne in cerca di cibo. Di taglio alto, Pescara, arriva il nuovo acceleratore, stop all'esodo dei pazienti. In Val Vibrata, paga o ti portiamo a Scampia per farti a pezzi, arrestati 2 usurai. Avezzano, Santa Croce, denunciati, gli operai lottavano per salvare il posto di lavoro. Titoli di apertura del quotidiano La Città, bussi, chi inquina deve pagare, l'appello ribalta la sentenza, ha riconosciuto l'avvelenamento e il disastro colposo della Montedison. A centropagina la frana inesorabile a Campli, la terra sprofonda sotto le case di Castelnuovo. Valle Siciliana più vicina al cratere, D'Alfonso incontra i sindaci e apre sulle garanzie estese. A Pineto un lupo di 3 anni investito e ucciso davanti al Mercatone 1. Di spalla la politica, Paolo Tancredi proiettato verso la guida di un'authority. A Giulianova 2 milioni per sistemare scuole già vecchie. Di taglio alto l'inchiesta in regione, pressioni per condizionare la commissione appaltatrice. Ora andiamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine del Messaggero, statali 50.000 assunzioni, l'intervista il ministro Madia dice stabilizzeremo i precari con contratti da almeno 3 anni, allo studio lo sblocco del turnover per gli adeguamenti salariali disponibili 2,1 miliardi. E poi fermate lo stadio, lo scontro Movimento 5 Stelle sull'impianto, Grillo a Roma per spingere per il sì. L'altolà dei beni culturali, vincoli a Tor di Valle, vietato costruire edifici più alti delle tribune. Partito Democratico, ultima offerta, congresso a dicembre ma la sinistra dice no. A vuoto la proposta dei ministri democratici, telefonata a Renzi Emiliano, il caso Del Rio. Il Tempo, un buco da 60 milioni nello IAL, grazie a pseudo manager CISL, lo sfogo di Tre Re, ex potente presidente. Situazione incredibile, perdite gravi in Liguria, Piemonte, Campania, Lazio e anche Abruzzo. L'intervista di Maio, Lega e Fratelli d'Italia sono riciclati, bugie e fango ci attaccano ma Roma migliora. E poi l'intervista a Emiliano, rischiamo un disastro, Renzi mi ascolti o me ne vado con Pisapia.
La Repubblica, scissione, il piano dei ministri PD per evitare la spaccatura, il voto a settembre, congresso a dicembre, ma la minoranza non cede, Pisapia, né con Renzi né con D'Alema. Movimento 5 Stelle, veto della sovrintendenza sullo stadio della Roma. E poi di spalla la bugia da Tolomeo a Pinocchio, il racconto, Trump vuole 100.000 soldati anti-migranti. Corriere della Sera, primarie, l'offerta di Renzi, l'ipotesi di farle slittare di un mese, ma per la minoranza non è sufficiente. Il duello, Emiliano è ottimista, possiamo evitare la spaccatura. Del Rio, sposto la mia sedia per Bersani. La Stampa, il Partito Democratico, D'Alema accelera subito la scissione, i rischi per il governo, oggi il vertice decisivo degli oppositori, stop alla mediazione di Franceschini, Fassino dice indeboliscono Gentiloni, Emiliano risponde Renzi ha voluto rompere. Il Fatto Quotidiano, la scissione dal Partito Democratico l'han già fatta, gli iscritti. A Napoli 9 su 10 in fuga, i democratici addio, oggi Bersani e compagni lanciano il loro movimento. E poi l'inchiesta della Consip, il pizzino di Romeo sui soldi per papà Renzi e per l'Unità. Tiziano interrogato in procura giovedì prossimo. Sempre sul Fatto Quotidiano, la discarica Mount Edison, Bussi sentenza ribaltata, avvelenarono le acque. Il Sole 24 Ore, banche sul mercato pronti, 70 miliardi di prestiti non performanti. Borse frenate dai titoli del credito, Piazza Affari con un meno 0,4%. E poi le partecipate, salta il taglio dei CDA. Libero, peggio della destra c'è solo la sinistra, tra i democratici un odio mai visto. La minoranza impone a Renzi condizioni impossibili per non dividersi. Matteo la manda al diavolo, ma c'è un colpo di scena. Del Rio attacca l'ex premier. E non è l'unico tra gli ex fedelissimi. Il panorama per Berlusconi, Salvini e Meloni è favoloso. Coraggio, basta che non imitiate i compagni. E poi Milano ridotta a periferia. Le palme piacciono solo ai clandestini. Le palme davanti al Duomo. L'Unità, l'irresponsabilità al potere, il popolo, PD ai dirigenti. Fermate la scissione, perché volete distruggere il nostro partito? Renzi dice evitiamo strappi. Oggi la decisione della minoranza di Rossi, Emiliano e Speranza. Il manifesto titola Psichiatria democratica. Interviste incrociate, appelli e fuori onda imbarazzanti. Lo spettacolo mediatico delle lotte interne alle correnti del PD alla vigilia di un weekend di assemblee contrapposte. A un passo dalla scissione, oggi e domani le minoranze e Renzi riuniscono i loro drappelli per lanciarsi l'ultimo richiamo della foresta. E poi Roma rissa da stadio tra i 5 Stelle, la parlamentare Lombardi contro l'impianto. È speculazione, ma Grillo sta con la Raggi. Il Secolo XIX apre dicendo PD il divorzio appeso all'ultima mediazione, no di Renzi al rinvio del congresso e oggi la minoranza decide. D'Alema dice la scissione, non un dramma ma un inizio. La Verità, due famiglie pericolose, Renzi e Fini, destini giudiziari paralleli, tra affari, affetti e politica si consumano le storie dei leader mancati. E poi è fatta, Bersani e Company oggi mandano in pezzi il PD nel teatro dove avvenne la scissione del 1991, Emiliano, Speranza e Rossi varano un nuovo PD, con un PC con la benedizione dell'ex segretario e di D'Alema. L'Avvenire titola Francesco da lezione di economia umana, un sistema liquido provoca disoccupati e suicidi, questo è l'appello del Papa. Roma municipio inventa la tassa sulla via Crucis. Il Gazzettino, assenteisti, la scure del governo, il pubblico impiego, pesanti sanzioni anche per i dirigenti che coprono i furbetti del cartellino. Sospensione immediata e licenziamento entro un mese per chi si allontana dal posto di lavoro. E poi ci siamo persi, viaggio nella base spaesata del Partito Democratico. Il giornale titola capolinea PD tornano i comunisti, a ore potrebbe rinascere il partito della sinistra storica, un fuori onda incastra Renzi, vuole la scissione. Il Mattino titola PD Renzi tratta con Emiliano, tracollo democrat a Napoli, in un anno gli iscritti passano da 20.000 a 2.000, ultime mediazioni per evitare la scissione e poi la telefonata del segretario, il governatore rilancia congresso a ottobre e il resto.
Andiamo a vedere le pagine del quotidiano Il Centro. In apertura il caso del processo di Bussi, veleni, disastro colposo, 10 condanne, i giudici dicono l'inquinamento c'è stato ma è prescritto, quasi 4 milioni di risarcimento per i danni ambientali. E poi i rifiuti nascosti 10 anni per trovare i colpevoli, gli agenti della forestale nel 2007 li scoprirono sottoterra, Conti dice abbiamo sempre lavorato bene. Un percorso ad ostacoli, la discarica fu trovata per caso, indagando sull'acqua contaminata gli inquirenti arrivarono al sito della Tremonti. E poi ora parta la bonifica, la Gerardis dell'Avvocatura dello Stato ha detto riconosciuto il principio per chi inquina paga. Tommaso Navarra ha dichiarato i risarcimenti siano impiegati per lo studio epidemiologico. E poi il sindaco di Pescara Alessandrini dice impiegheremo per le politiche ambientali 200.000 euro ottenuti. Politica e inchieste, Palazzo Centi, altri 4 indagati, avvisi di garanzia per Di Vincenzo, ex Mibact, il figlio e gli imprenditori Di Perzio e Pellegrini. La tesi dell'accusa, chiesta l'assoluzione del giovane alla ditta edile in cambio di iniziative per far ottenere il sostanzioso appalto per i restauri. E poi le telefonate sospette, i tentativi di influenzare la scelta della commissione aggiudicatrice sono emersi proprio dalle intercettazioni. Ad intervenire anche l'opposizione, Forza Italia e Nuovo Centrodestra dicono accertare velocemente i fatti. Pettinari del Movimento 5 Stelle chiede che il governatore riferisca in consiglio sulle questioni alla base dell'indagine. D'Alfonso nel mirino per 3 progetti, procedure d'appalto poco chiare, il filone pescarese, il PM indaga sui lavori nelle case Ater di via Caduti per Servizio e via Salara Vecchia e sul parco didattico del Lavino. Il reato, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. E allora, ieri ci sono state le prime dichiarazioni del governatore D'Alfonso all'indomani dell'inchiesta che è stata resa pubblica e lo abbiamo ascoltato all'Aquila, sentiamo. Non mi occupo di questa analisi sociologica, so che si fanno ma non sono all'altezza di condurla. Sei comunque sereno. C'è uno stato d'animo che è quello della tranquillità coincidente con la totale estraneità e non vedo l'ora di poter concorrere, ma non solo documentalmente, ho un patrimonio conoscitivo frutto di 30 mesi di lavoro che secondo me è utile per arrivare a fondo di qualsiasi verità. Grazie. E allora ieri a chiedere chiarezza per il Consiglio regionale, come abbiamo visto anche dalle pagine del Centro, c'era anche il Movimento 5 Stelle, ascoltiamo. Pettinari, qual è il giudizio politico del Movimento 5 Stelle su questa inchiesta che ha toccato anche il Presidente della Giunta Luciano D'Alfonso? Io presenterò un'interrogazione urgente al Consiglio regionale per chiedere al Presidente di riferire sulle vicende che abbiamo letto in questi giorni sui giornali. Noi dobbiamo capire, approfondire, ci deve spiegare se è vero, non è vero, cosa è vero, cosa non è vero, perché i consiglieri regionali e a maggior ragione noi, questa opposizione, deve essere messa nelle condizioni di conoscere per poter eventualmente esercitare pienamente le funzioni di sindacato ispettivo, di controllo sugli atti assunti. Questo è un dovere istituzionale, noi lo eserciteremo fino in fondo. Voi siete anche garantisti però. Ma noi riteniamo che le indagini vanno approfondite. Sicuramente ringrazio la magistratura inquirente e le forze dell'ordine che ancora una volta dimostrano di svolgere pienamente le proprie funzioni, perché la rilettura degli atti assunti dalle pubbliche amministrazioni da parte dell'autorità giudiziaria è sempre una garanzia di legalità per la collettività. Ancora sulle pagine del Centro, Rigopiano, oggi un mese dalla tragedia. Voglio verità e giustizia per la mia Linda, il fidanzato della cameriera uccisa dalla valanga, ha dichiarato l'abito da sposa, l'ha indossato per il funerale. Il sopravvissuto, Fabio Salsetta, dice abbiamo fatto con parete 30 telefonate, ci prendevano per pazzi, ma la strage poteva essere evitata.
E poi il divieto di accesso prima del locale sulla via Perrigo Piano, un cartello a 200 metri dal ristorante Lo Strego che dice siamo abbandonati, l'appello alle istituzioni. E ancora Farindola tra rabbia e voglia di ripresa, neanche un politico in un mese, adesso Mattarella venga qui, il papà di Marinella Colangeli dichiara queste parole e spunta anche il progetto per i giovani rimasti senza lavoro, una cooperativa finanziata da imprenditori locali. Il proprietario della locanda del Brigante ha messo a disposizione la struttura gratis per 6 mesi proprio per cercare di dare lavoro ai giovani. E poi nel paese, tradito dalla sua montagna, bar, macelleria, fruttivendolo, lavanderia, dicono tutti senza il resort, niente più come prima. Domenico Dell'Orso dice è cambiato tutto per noi, chi farà mai una cosa così bella? Di spalla nell'inchiesta attesi a marzo i primi avvisi di garanzia per il disastro. L'inchiesta sulla tragedia sta camminando verso gli scontati avvisi di garanzia attesi per marzo. Il primo step di un'indagine che coinvolge polizia, carabinieri e carabinieri forestali. La procura di Pescara indaga per disastro e omicidio colposo nel mirino il prima dell'evento, ossia chi non avrebbe fatto quello che era di sua competenza. I nessi di casualità tra omissioni e morti, la ricostruzione tecnica legale dei morti, momenti preparatori e le fasi successive all'allarme e l'allerta dei soccorsi. La politica, il quadro nazionale, lo scontro democratico, Partito Democratico, ultimi tentativi per evitare la scissione. Renzi tende la mano alla minoranza e chiama il governatore Emiliano, fuori onda di Del Rio che dichiara Matteo non ha fatto nemmeno una telefonata. E poi Cooper lo dice, non è un'intervista che può sciogliere il nodo, ci vuole umiltà, nessuno può avere un livello di autostima tale da anteporre se stesso ad un'esperienza politica. Parla anche Pisapia che dichiara a questo punto bisogna assolutamente evitare una scissione che sarebbe non solo un peccato, non solo una sconfitta, ma una sciagura per il paese. Di taglio basso gli appalti Consip, interrogatori in settimana. Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, convocato a Piazzale Clodio il 23 febbraio come indagato. E poi a Roma e Rimini il weekend più lungo del centro-sinistra, 2 giorni che potrebbero cambiare gli equilibri interni. Kermesse di sinistra Dem, congresso di sinistra italiana, domani l'assemblea. Di taglio basso l'allarme, il giro di vite sulla cybersicurezza. Si aggiorna il sistema di risposta alla minaccia hacker e arriva un direttore ad hoc. I dipendenti pubblici furbetti del cartellino licenziati in 30 giorni. Questa è la riforma Madia. Dopo i rilievi della consulta, il governo vara il decreto di modifica. Nel testo anche il piano di riduzione delle società partecipate e la scadenza è prevista a giugno. E poi i taxi in sciopero, ancora disagi e volano gli esposti. Stati Uniti contro Russia, Trump, Putin e i segreti delle democrazie fragili. Ecco perché il presidente americano ha silurato il suo consigliere per la sicurezza. È la tecnologia invasiva a fare la differenza in un'era dalle mediazioni impossibili. La pagina dedicata all'Abruzzo apre con l'anno giudiziario della Corte dei Conti. E allora, come detto, ieri c'è stato l'avvio dell'anno giudiziario all'Aquila e ad aprire c'è stato il presidente che ha fatto un appello rivolto ai politici. Noi c'eravamo. In un momento come quello attuale, in cui la salvaguardia degli equilibri di bilancio delle amministrazioni pubbliche è di fondamentale importanza per il risanamento dei conti pubblici, e in cui si assiste quotidianamente ad una gestione disinvolta delle risorse pubbliche da parte di amministratori e funzionari pubblici infedeli, la Corte deve essere messa in condizione, con personale e mezzi adeguati, di svolgere effettivamente ed efficacemente le proprie funzioni nell'interesse del Paese, delle istituzioni e soprattutto dei cittadini. È cominciata oggi all'Aquila, con un appello del presidente Tommaso Miele alla classe politica, l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti sezione Abruzzo. Un appello volto a chiedere più risorse e personale, ad oggi inferiore di oltre il 30%, al fine di rendere ancora più efficiente un organismo a presidio del buon uso dei soldi dei cittadini e baluardo contro la corruzione, il cui operato è tanto più prezioso in tempi di crisi economica e scarsità di risorse.
anche perché, come si può evincere dalla relazione, molto critico resta il fronte del danno erariale causato dalla cattiva e spesso fraudolenta amministrazione della cosa pubblica da parte di amministratori di vertice ma anche dipendenti pubblici, infedeli o semplicemente incapaci e non all'altezza. Danni causati ad esempio dalla piaga dell'assenteismo o dall'indebita concessione di finanziamenti pubblici, compresi anche quelli per la ricostruzione post-sismica. Nel corso del 2016 la sezione abruzzese ha infatti emesso 46 sentenze, di cui ben 24 di condanna. La Corte dei Conti è poi chiamata oggi a controllare anche l'operato della Regione Abruzzo a presidio degli equilibri di bilancio e nella sua relazione il Presidente Miela ha ricordato in particolare l'esito non certo positivo delle verifiche sulle coperture finanziarie delle leggi regionali approvate fino a maggio 2016. Occhiuto esame che ha evidenziato forti anomalie nel 70% dei casi, ovvero per i 2/3 delle leggi è stata trascurata la copertura o è stata ottenuta con aumenti apodittici e non dimostrati delle entrate. Il procuratore regionale dell'Abruzzo della Corte dei Conti, Maurizio Stanco, ha poi puntato l'indice contro i numerosi contenziosi che nascono a seguito di procedure che finiscono per diventare illecite perché condotte con troppa fretta all'ultimo momento utile, magari per non perdere un finanziamento. Snocciolando i numeri, Stanchi ha evidenziato che nel 2016 si è registrato un aumento di fascicoli aperti, pari a 1.191 a seguito di 2.767 indagini. 77 sono state licitazioni in giudizio e 8 le richieste di sequestro preventivo. Ancora sulle pagine del centro, Sevel, 130 assunzioni a termine, i contratti individuati con le agenzie interinali, soddisfatti i sindacati, l'avevamo chiesto da tempo. E c'è un nuovo braccio di ferro, la diffida della Regione Molise alla Santa Croce. No all'imbottigliamento con acqua di Castel Pizzuto. Colella risponde, niente illeciti, il marchio è mio. Su Pescara tira una brutta aria, smog, un giorno su tre oltre i livelli di guardia. Polveri sottili di nuovo alle stelle, via Sacco ha già raggiunto 16 superamenti dall'inizio dell'anno, rinviati per ora blocchi del traffico e domeniche a piedi. L'assessore Scotolati dice non siamo ancora all'emergenza, per questo ritengo che non siano necessarie misure drastiche per ridurre l'inquinamento. E poi uno studente 17enne inventa un'applicazione che analizza l'inquinamento, un'applicazione gratuita per i telefonini. Iniziativa per i disoccupati, il comune paga 83 collaboratori per non lavorare. Forza Italia accusa non funziona il progetto da 150.000 euro, mi impegno per Pescara. Il caso discusso in commissione. Nasconde al fisco 35 milioni di redditi, è stato denunciato un pescarese illegale rappresentante di due società bresciane, accusato anche di aver emesso fatture false per 1 milione. E poi la spaccata al bar, denunciato per furto, con un'auto rubata sfondò la vetrina del negozio e poi rubò un'altra macchina, questo sulle cronache di Francavilla al Mare. La scuola, il caso succursale. Da Vinci torna in dubbio il trasloco a Piazza Grue. Gli studenti dovranno chiudere l'anno scolastico ospiti del classico D'Annunzio. Bocchi ha dichiarato, per noi non ci sono mai fondi, i genitori dicono quale sede a settembre. Il liceo scientifico paga la situazione di precarietà. Le iscrizioni sono 35 in meno rispetto a un anno fa. E poi un'iniziativa del comune di Pescara, le panchine speciali, wifi aree per i cani. Via il piano di manutenzione di 22 parchi, previsti anche orti urbani e messa in sicurezza dei giochi. Ancora sulle pagine del centro, allarme sicurezza, corso di videosorveglianza per elettricisti e installatori. Troppi furti nelle case, Confartigianato corre ai ripari e prepara gratuitamente i propri operatori. Attenti al fai da te, non rischiate per risparmiare pochi euro. A Montesilvano, igiene urbana, un nuovo progetto, rifiuti elettronici, un'isola ecologica in via Senna, decolla il piano per la raccolta differenziata con la realizzazione di un centro di smaltimento aperto a cittadini e aziende. E sul colle comincia anche il porta a porta. A Città Sant'Angelo la minoranza lenti gli aiuti per i terremotati. E poi una conferenza episcopale a Montesilvano. I vescovi d'Abruzzo e Molise parlano di giovani e povertà. Di spalla restituita la libertà a un disabile, Ottavianelli, il giorno stupendo, così posso tornare a vivere, sempre sulle cronache di Montesilvano.
cronache a penne. Precipita dalla scala mentre sistema il tetto della stalla, è grave, un 62enne cade da un'altezza di circa 4 metri, l'incidente in un'azienda agricola di Contrada Villa Degna. E poi arrestati con 21 kg di droga, fratelli nei guai per la marijuana. Furti nelle case, circa 800 ogni anno a Francavilla. La città adriatica contribuisce in modo significativo alla percentuale dei reati provinciale e regione. Leonzio, di Noi con Salvini, dice vuole un patto per la sicurezza. La pagina dedicata a Chieti, lo schianto mortale. Tragedia dei fratelli, 4 imputati, chiesto il processo per l'ingegner Cristini e altri 3 dipendenti della provincia. Il PM dice colpa del guardrail inadeguato. E poi anche Lentella dice no all'Amato, lo statuto del partito chiude le porte alla deputata. Niente tesseramento al circolo PD. La pagina dedicata all'Aquila, sul Mona, la battaglia alla Marelli. Sono cominciate le assemblee nella fabbrica del gruppo FCA, ma al momento non ci saranno scioperi e si è in attesa di risposte. Nello stabilimento, realizzato 43 anni fa, 636 dipendenti e circa 150 interinali. E poi gli operai pregano il vescovo per non lavorare a Pasqua. La CGIL insorge, chiediamo l'intervento della diocesi, già cancellata la festa del Santo Patrono. E Monsignor Spina risponde, uomo senza occupazione non ha dignità e senza festa non ha libertà. Il problema arriva dopo mesi di mobilitazioni e astensioni nei reparti, con adesioni fino al 90% in seguito alla nuova organizzazione che prevede produzioni anche nei weekend. E poi il capannone dell'ASM, Tancredi nel mirino, l'Aquila, la Corte dei Conti chiede 800.000 euro all'ex presidente della municipalizzata dei rifiuti. Teramo, Martinsicuro, strozzato da 2 usurai, li fa arrestare. Imprenditore in difficoltà, si indebita prima con un napoletano e poi con un rom di Roseto e chiede aiuto ai carabinieri. Gli interessi richiesti andavano dal 200 al 500%, mesi di indagini con video e intercettazioni. E poi ancora emergenza frane, campi, edifici in bilico sullo strapiombo, tonnellate di terra, torretta Enel e 2 rimesse finite nel fiume. Il sindaco chiede aiuto, dice aiutateci a fermare la frana. Ora facciamo una piccola pausa e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa, tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora andiamo sulle pagine del Messaggero, in apertura a Palazzo Centi, nel mirino l'ex segretario del MIBACT. Altri 4 avvisi, Dino Di Vincenzo, accusato per il lavoro trovato al figlio, D'Alfonso disposto all'interrogatorio, non mancherà occasione per chiarire. E poi Marcantonio, l'uomo chiave che puntava al masterplan. Prime conferme ai sospetti del PM, altri 2 progetti nel mirino dopo il parco didattico del Lavino. Il ruolo di cerniera tra i filoni pescaresi spetta all'architetto legato al presidente, il ruolo dello studio Archidea. E poi per la Corte dei Conti ancora troppa corruzione, in un anno 2777 inchieste. Il presidente Tommaso Miele ha detto amministrazioni locali concepite come gestione di potere. A Pescara, appalto mense, comune parte civile, CIR Food in posizione di conflitto dopo i 6 rinvii a giudizio. Il Movimento 5 Stelle dice un danno grave, l'ente si costituisca contro la società. Sotto la lente il servizio nelle scuole dal 2010 al 2013, nei guai 4 manager della ditta, dirigente e funzionario comunali. Il procedimento giudiziario all'inizio non c'è ragione di interrompere ora il contratto, dice il dirigente Molisani. Il consigliere Di Pillo dice da 22 mesi aspettavamo questo pronunciamento, verifiche anche sull'ultima gara. E poi le acque chiare, il nuovo depuratore o un mare inquinato. Lunedì in consiglio si discute il raddoppio dell'impianto del vecchio, avverte l'opposizione, scontro sulla localizzazione. Di taglio basso, Civitarese riscrive il no al porto per i nodi urbanistici della città, il parere contrario del capo ragioneria alla delibera obbliga l'assessore a motivare le ragioni della scelta diversa.
Nuovo acceleratore in arrivo, stop all'esodo dei pazienti, fine dei disagi a radioterapia, tra 5 mesi sarà operativo il nuovo macchinario. Corre fare di più, dice Pettinari, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Ne servirebbero 3, più una macchina per brachiterapia per coprire il fabbisogno reale del reparto. E poi le condanne e i risarcimenti per Bussi per la Corte d'Assise d'Appello, 10 colpevoli di disastro colposo. Le pene da 2 a 3 anni sono coperte dall'indulto. Cambio di rotta rispetto al verdetto di primo grado e scattano subito le provvisionali per 3,7 milioni a favore delle parti civili. Tutti uomini Ausimont i colpiti, confermata la prescrizione per l'ipotesi di avvelenamento colposo delle acque. E poi ci sono le reazioni a un'accusa confermata in gran parte, l'esultanza della Procura Generale, tutela della falda valorizzata, dice l'avvocato dello Stato, silenzio dalle difese dei condannati. Rigopiano, la tragedia e i soccorsi tra caos ed eroismo. Un mese fa succedeva l'hotel travolto da una gigantesca valanga che ospitava 40 persone, ma soltanto in 11 sono riusciti a salvarsi. L'Aquila, evitare i crolli delle chiese, il piano per i puntellamenti, opera di messa in sicurezza all'Aquila e nella Valle del Laterno dopo le scosse. Il MIBACT dice situazione sotto controllo, lavoro i vigili del fuoco e le unità di crisi. Nei prossimi giorni il via agli interventi da Campotosto a Poggio Cancelli, interventi corposi anche a Montereale. E poi la paura, la terra trema ancora a 2,6 a Colle Brincioni, l'ultima scossa rilevata. Gli esperti dicono i sostegni realizzati hanno garantito la tenuta durante lo sciame sismico di gennaio. E poi ci sono i progetti, c'è una raccolta fondi per bloccare lo spopolamento. Una raccolta per i centri dell'Alta Valle della Terna, Matrice, Accumoli, duramente colpiti dai terremoti degli ultimi mesi. E stanno realizzando progetti per giovani imprenditori. L'obiettivo della raccolta fondi internazionale, promossa dall'Associazione Culturale Ordine di Capitonius, composta per lo più da giovani del comune di Capitignano, ed è partita qualche giorno fa sul sito GoFundMe, che è una piattaforma internazionale di crowdfunding, e durerà per 6 mesi con la possibilità di prorogarne la chiusura. Di spalla la protesta sisma, la rivolta dei sindaci, pronto il ricorso al TAR. Comuni danneggiati, impugneremo il decreto se non saremo inseriti nell'area del cratere. E poi finanziamenti, una ricostruzione da velocizzare, mancia la struttura tecnica. Pietrucci candidato, forzatura del Partito Democratico, sempre all'Aquila. Nel centro-sinistra ci sono le grandi manovre sotterranee per le nomination. Albano e Benedetti sono le primarie, Lolli si è già tirato fuori e il consigliere regionale glissa dicendo non conta la mia volontà ma quella della coalizione, le scelte siano solo collegiali. Il presidente del Consiglio ha dichiarato dovranno assumersi le conseguenze di aver scommesso su un nome sbagliato. Per il centrodestra Biondi rompe gli indugi, dice è un evento per lanciarsi. Acque sempre più agitate nel centrodestra per Pierluigi Biondi, che ha deciso di rompere gli indugi nella corsa alla candidatura. Il diretto interessato non conferma, ma può essere letto solo in questa chiave. L'evento in programma il prossimo 3 marzo dal titolo Benvenuto presente, pensato come una riflessione ad ampio raggio sulle condizioni della città. E poi una mandibola bionica per il malato di tumore per la sanità, si tratta del primo intervento nel genere in Abruzzo e tra i pochi avvenuti in Italia. L'Acqua Santa Croce, denunciati gli operai, licenziati e senza stipendio, sono accusati di aver impedito all'imprenditore Camillo Colella di uscire dallo stabilimento. Ieri una nuova manifestazione per fermare i tir che portavano via i macchinari e le materie prime e c'è stata alta tensione con i camionisti. La vicenda nata dalla mancata proroga della concessione per sfruttare la fonte minerale. E poi le scuole, un altro rinvio per l'arrivo dei MUSPA sul Mona, richiesta superiore all'offerta, i moduli potrebbero arrivare solo ad aprile. Sempre sul Mona, pannelli d'amianto vicino al cassonetto, l'allarme dei residenti, materiale cancerogeno, nessuno vuole portarlo via. Andiamo avanti sulle cronache di Chieti, è stata sfregiata la lapide che ricorda i martiri delle foibe, imbrattata con la vernice prima dell'inaugurazione del largo tra via Sulmona e via Miterno, la Digos indaga sulla sigla
Antifa. In consiglio comunale l'annuncio di Marco Di Paolo, che ha dichiarato: provo vergogna per un gesto che offende la città. E poi Chieti e le voragini, riapre piazza Garibaldi alle auto. La voragine è stata chiusa a tempo di record. C'è soddisfazione per l'assessore Di Felice, che ha dichiarato: bravi operai e funzionari, continuano i lavori invece su via Silvino Olivieri. È stato condannato a 7 anni il violentatore delle lucciole, è uscita la sentenza. Ci spostiamo ora a Lanciano. La Sevel annuncia 130 assunzioni. La fabbrica del Ducato ha avviato le procedure per i nuovi contratti. Lotta alla crisi, una buona notizia dall'azienda in Val di Sangro, che vanta produzioni record. Sempre a Lanciano, furti, spaccate e atti vandalici in serie. Gli artisti artigiani spogliano le vetrine. Esplode la protesta in via Montemaiella. Ladri, andate via, non c'è più nulla, scrive Lora, Fopepe, e c'è l'allarme sicurezza. Ad Ortona, assenti per malattia, silurati 2 assessori. Una giunta paralizzata, Menicucci revoca le deleghe a De Iure e Danchini. No di Marcheggiano alle primarie del Partito Democratico. A Vasto, per la finanza maxi sequestro di Carnevale, è stata bloccata la vendita di 7.000 articoli irregolari arrivati dalla Cina. E poi sempre a Lanciano, per le frane, la regione investe 1,5 milioni di euro. A Teramo, emergenza primaria all'ospedale, ma c'è pure chi aspetta da tempo. Per il manager Fagnano i nodi principali sono quelli di cardiochirurgia e ortopedia. De Usani ha scelto il presidio di Ancona, il secondo e terzo si sono accasati altrove. Il direttore di Giosia: a fine mese potremo procedere dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Problema OS risolto. E poi la denuncia in Val Vibrata: se non paghi ti portiamo a Scampia e finisci a pezzi. Un giovane imprenditore di Alba Adriatica, nel mirino degli usurai, si rivolge ai carabinieri e 2 finiscono in manette. L'università, i dissidi interni, si dimette il direttore Maria Orfeo, il direttore amministrativo dell'Università degli Studi di Teramo si è dimessa. Una notizia che viene confermata dai vertici dell'Ateneo e che verrà discussa mercoledì prossimo all'interno del Senato accademico, quando verrà anche deciso di pubblicare un nuovo bando per la scelta del successore. È stata nominata il 30 giugno 2016 e il suo mandato sarebbe scaduto naturalmente a fine dicembre 2018. Si continua a parlare di Rigopiano e dei sopravvissuti, Giulianova, Giorgia, quella grande voglia di serenità. Lontani dai riflettori, fidanzati giuliesi, sopravvissuti sono stati in Svizzera per rimanere tranquilli insieme ai parenti. Lei pensa di tornare all'università e Vincenzo ha ripreso a fare il pizzaiolo nel suo locale, sul lungomare, con il fratello e la cognata. Molto forte il legame con Francesca, sepolta con loro sotto le macerie. Ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città e anche qui in apertura c'è il processo di Bussi, i veleni di Bussi. Chi inquina deve pagare, l'appello ribalta il primo grado, riconosciuto l'avvelenamento e il disastro colposo, 10 condanne. Pena dai 2 ai 3 anni, tutte condonate. Riconosciuto invece il danno ambientale con provvisionali elevate in attesa del risarcimento dei danni in sede civile e le associazioni ambientaliste sono soddisfatte. E poi una sentenza storica, ora la bonifica è uno studio epidemiologico sulle conseguenze, parlano le parti civili. L'avvocato Tommaso Navarra negli ultimi 10 anni ha rappresentato il WWF, Legambiente e le associazioni ambientaliste. E poi l'inchiesta sul presidente della regione Abruzzo, pressioni per condizionare la commissione dal dispositivo della perquisizione, emergono i particolari delle indagini sull'appalto di Palazzo Centi. D'Alfonso, il governatore non indagato nel filone di Palazzo Centi, si dice tranquillo ed estraneo ai fatti contestati dalla procura. E poi, sempre sulle pagine della città, la Valle Siciliana è più vicina al cratere. Luciano D'Alfonso incontra i sindaci dell'entroterra ed apre alla possibilità di estendere le garanzie. La richiesta, i sindaci hanno chiesto la proroga dello stato di emergenza fino a dicembre prossimo. Approvati altri 3 piani per il sisma 2009, 90 milioni di euro per la ricostruzione dei borghi di Castelli, Fano Adriano e per la frazione di Cerqueto.
A Teramo 1 milione per il polo scolastico di Montorio. Intanto Teramo, terza in lista, attende per il suo progetto. Il Movimento 5 Stelle contesta la scelta di affittare lo stadio. Dopo il sisma del 2009 Montorio ha preparato un progetto completo. Teramo invece lo ha ricevuto in regalo e non è pronto per la fase esecutiva. Di taglio basso l'università ha un clima insostenibile e si dimette il direttore Maria Orfeo. L'Ateneo perde la guida amministrativa presso il nuovo bando per la ricerca del sostituto. E poi lunedì all'università anche il sindaco crea il suo tavolo per la rinascita del capoluogo, il sindaco Maurizio Brucchi. Paolo Tancredi verso la guida di un authority in nome dell'onorevole di NCD, gettonatissimo per assumere un ruolo di prestigio tra antitrust e ACIGOM. E poi di spalle il patrimonio storico, iniziato il salvataggio della chiesa di San Giuseppe. 30 evacuati, ancora l'emergenza frane, una frana inesorabile a Castelnuovo di Campli. Ora vi faremo vedere le immagini che sono state girate ieri. Situazione drammatica nella frazione di Campli, dove le case sono ormai a due passi dal baratro. Ieri mattina c'è stato il sopralluogo del sindaco accompagnato da prefetto, vigili del fuoco e protezione civile. In provincia di Teramo questa è l'emergenza che in questo caso ha in qualche modo interessato Campli, Castelnuovo di Campli, che sta diventando sempre più drammatico. Queste sono proprio le immagini che si riferiscono soprattutto alla vicinanza alle case, questo che preoccupa moltissimo anche gli uomini dei vigili del fuoco, che subito sono intervenuti il giorno prima, quindi l'altro ieri, e fino a ieri mattina sono stati a lavoro per vedere il danno, anche grazie all'utilizzo dei droni, come abbiamo visto. E poi una notizia: i prati riaprono la strada e gli impianti. Oggi si torna a sciare sulle piste della stazione turistica teramana perché è cessato il pericolo valanghe e dopo l'ordinanza del sindaco di Pietracamela, Michele Petraccia, sono due le riaperture in vista ai prati di Tivo. Andiamo avanti, se non paghi ti portiamo a Scampia. Imprenditore vittima di tassi usurari del 500%. Due gli arresti, usura e tentata estorsione sono le accuse nei confronti di Gennaro Fini e Claudio Scaccia. E poi la denuncia è arrivata da un imprenditore. Tortoreto nascondeva la droga nell'impianto elettrico delle scale. 36enne albanese arrestato dai carabinieri al termine di un blitz. Cocaina, studenti e professionisti, interrogati gli spacciatori. E poi sempre sulle pagine della città, a Giulianova 2 milioni di euro su due scuole vecchie, con i fondi per Pagliaccetti e Colle Ranesco si potrebbe realizzare un polo. Il comune cerca i fondi per i due plessi e nel frattempo va avanti con l'idea dell'ex tribunale. Ancora su Giulianova, 60.000 euro al mese per la cura delle strade e del verde pubblico. E poi a Mosciano terminata la rimozione del serbatoio di Montone. La cronaca: carabinieri sulle tracce del molestatore seriale. L'uomo, un quarantenne, si avvicina a giovani donne per poi denudarsi davanti a loro. Sempre sulle cronache di Giulianova. A Roseto oggi apre il parcheggio della discordia, continua a far discutere il progetto di riqualificazione di via Colombo. Rosaria Ciancaglioni dice che il centro di Roseto non ha bisogno di nuovi parcheggi ma di una nuova viabilità. A Pineto un lupo di 3 anni investito davanti al Mercatone 1, l'esemplare in ottima salute si era spinto a valle a causa delle nevicate in quota. Cultura: quando l'argento si passò all'oro, moneta e impero, torna in libreria il classico dell'economista Marcello De Cecco. Lo sport: Teramo, consapevolezza e determinazione. Ugo Lotti, a poche ore dalla sfida contro il Sud Tirol, dice Spighi sta meglio a livello di condizione, c'è qualcuno indietro. E poi nella seduta di ieri pomeriggio ho provato il modulo con Petrella, Carraro e Di Paolo Antonio alle spalle di Sansovini. Ho chiesto alla squadra il massimo della collaborazione. Apriamo la pagina dello sport anche sulle pagine del Messaggero. Pescara, proviamoci ancora. Queste le parole del tecnico Zeman, il nuovo allenatore che si presenta e dice: dovremmo fare più punti della Juve ma non voglio finire con il record europeo negativo. Ci sono 14 partite da giocare in calendario, vista la situazione non penso che sia il caso di lanciare dei ragazzini come titolari. Farò ricredere i miei nemici che mi considerano ormai finito. Dovevo qualcosa a questa città, ha detto ieri
Zeman. Sebastiani ha parlato, dice: resto e le mie idee andranno avanti. Il mister mi ha chiesto se volevo continuare. Eccomi qua. La società, chi vuole può farsi avanti. Queste le dichiarazioni arrivate ieri dal presidente. Vediamo anche le pagine del centro. Sinfonia Boema titola il centro. Sole, mare e carbonara. Zeman si riprende Pescara. L'allenatore: qui perché devo qualcosa a questa piazza. Niente figuracce. Ha già individuato il suo alloggio sulla Riviera Nord e cenato nel ristorante che gli ha portato fortuna nel 2012. Chiarito il litigio con Sebastiani. Nel 2015 c'ero rimasto male, ma i presidenti hanno la facoltà di scegliere. E poi una terapia d'urto, pressing e tanta corsa è il metodo per risorgere. Domani contro il Genoa si passa al 4-3-3, il spazio va a Fiorillo. E allora ieri c'è stata la prima conferenza stampa ufficiale del tecnico del Pescara, del nuovo tecnico Zdenek Zeman, e a parlare c'era anche il presidente Sebastiani. Li ascoltiamo tutti e due. Vabbè, io penso che dobbiamo pensare, devo pensare a tutte e due cose. Io ripeto, noi giochiamo, abbiamo 14 partite da fare, dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. È normale che realisticamente pensare alla salvezza è difficile, perché dovremmo vincere forse le partite che non deve vincere nemmeno la Juventus. Quindi dobbiamo fare partita su partita pensando di partire oggi da zero per vedere che cosa riusciamo a fare in questi tre mesi. Sono venuto per lavorare, per cercare di fare la squadra che può divertire. È normale che in questo momento Pescara ci si diverte poco, però ci dobbiamo provare. Io dico che si prova facendo un lavoro, cercando di fare il meglio possibile. Poi Pescara è ultima, vuol dire che qualche limite ce l'ha, e noi questi limiti vogliamo cercare di eliminare se si può il più presto possibile. No, sui giocatori non abbiamo provato cose semplici, volevo vedere come reagiscono, se si applicano, se cercano di capire o se lo fanno tanto per fare. Sono rimasto abbastanza soddisfatto sul comportamento. È normale che la strada è lunga, che poi in due giorni non riesco a trasmettere quello che vorrei fare, ma spero che cominciando la strada si arriverà a vedere qualche cosa di positivo. A dire la squadra anche abbastanza sfortunata, perché certe volte meritava qualcosa di più, è normale che poi pesa sul cervello questi insuccessi. E poi valutare così è difficile, nel senso che ha spesso cambiato atteggiamento. Penso che una squadra che non ha proprio il suo gioco, cambiando è difficile migliorare. Vabbè, io vedendo le partite prima, io penso che fisicamente la squadra non ha retto sempre 90 minuti. Ora è normale che io non posso venire e spingere troppo, però piano piano speriamo che si riesca a migliorare le condizioni fisiche. Papparola lo dice, se uno è tifoso per tifare. Io mi rendo conto che la situazione è brutta, che non sono contenti, e hanno anche la ragione di protestare, ma spero che durante i 90 minuti riescano a cercare di aiutarci. E se io mi devo affidare a questa rosa, questo poi in futuro è normale che vorrei dare possibilità ai ragazzi che hanno qualità. Mi devo basare su questi due giorni che faccio, poi in futuro sì, valuterò di settimana in settimana chi mi dà maggior affidamento. Il discorso anche lì, che non voglio farli diventare troppo bravi, sennò il presidente non li vengo. Lui aveva parlato con il direttore per l'anno futuro, poi è arrivato Massimo, ha fatto molto bene, quindi da parte nostra c'è stata l'idea di confermarlo e penso che abbiamo fatto anche bene, e quindi magari ci può essere delusione, però con il mister io non ho avuto mai nessun problema, e come ho detto prima in conferenza ci siamo trovati con uno sguardo e abbiamo trovato l'accordo.
Qualcuno dice che questa sia stata, Presidente Sebastiani, anche una mossa in funzione dell'ambiente, del pubblico, per cercare di riconquistare i tifosi. Ma qualcuno qui dice troppe cose. Purtroppo qualsiasi cosa tu faccia c'è sempre un retropensiero che a me non mi riguarda, non mi tocca. Se ho preso Zeman perché abbiamo le nostre idee e le portiamo avanti, se no prendevo un altro era uguale, se no mi stavo come stavo e non avevo nessun problema. Quindi qui dobbiamo smetterla di pensare sempre a che cosa c'è dietro, cominciamo a guardare avanti che forse facciamo meno danni. Il mister, giustamente, essendo stato contattato e conoscendo me, ha chiesto che idea avevo io, perché è chiaro che se fai un programma con una persona e poi tu vai via, probabilmente una persona normale si preoccupa, e così ha fatto il mister. Io gli ho ribadito quello che vi ho detto prima a voi, cioè che io sono qui al posto mio, se c'è qualcuno che possa fare meglio e quindi fare ancora di più il bene del Pescara, io sono a disposizione. Se non c'è, basta con le chiacchiere e bisogna lavorare. Zeman è a Pescara da poche ore, però si vede già il cambiamento, il Poggio degli Ulivi dopo 2 mesi riaperto al pubblico, tifosi che sui social ovviamente hanno accolto favorevolmente l'arrivo di Zeman, e anche la squadra, vedendo l'allenamento dalla tribuna, sembra rinfrancata dall'arrivo di un nuovo tecnico. Sai, quando c'è un cambio c'è sempre una scossa, si dice sempre, no, bisogna cambiare per dare una scossa. Io non penso che i ragazzi siano contenti che magari l'avventura del vecchio allenatore sia finita così, però è evidente che qualcosa bisognava fare, è stato fatto e adesso mi verrebbe da dire sono fatti loro. Ancora sulle pagine del centro, ora la Lega Pro, il Teramo, carica Ugo Lotti e dice: avanti Teramo, ti voglio oltre i limiti. Domani il debutto del nuovo tecnico contro il Sud Tirol, e dice: non ho la bacchetta magica, dobbiamo dare il massimo. E per la Serie D va stesa la trasferta proibita ai tifosi. Allora, noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa con lo sport. Ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione arriva nella prima edizione alle 14, invece la rassegna stampa di TV6 torna lunedì mattina alle 7. Buona giornata.